Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, ci eravamo lasciati qua, in attesa di iniziare il mese di aprile 2017. Però, come già dissi nel precedente video, siccome in aprile ci sono la bellezza di 7 partite e in maggio una partita, dissi che secondo me era meglio, diciamo, dato che in totale sono 8 partite, fare 4 partite in questo video qua e 4 poi in quello dopo. Quindi diciamo che di per sé sì, iniziamo aprile, ma a differenza di come abbiamo più o meno sempre fatto, non lo concludiamo, ma bensì arriviamo a metà. Detto questo, direi subito di iniziare. Mancano appunto 8 partite alla fine del campionato, per chi non se lo ricordasse, o comunque per rinfrescarci un po' la memoria, la classifica è questa qua, guardate in basso a destra, siamo secondi e diciamo che l'obiettivo minimo è quello di rimanerci. Se ci fosse l'opportunità proveremo anche ad andare oltre, ovvero al primo posto, però sono 6 punti in 8 partite e Norwich vince parecchio e non è una cosa così semplice. Comunque, procediamo e guardiamo un po' per le maglie. Sì, ok, facciamo così. Giocatori sono più o meno, qualcuno più, qualcuno meno, abbastanza in forma, non pienamente. Guardiamo se, vai, metto Rice al posto di Iturbe che l'ho visto un po' più messo meglio a livello di forma e niente, iniziamo. Eccoci qua, battono il calcio d'inizio gli avversari e la partita inizia. Dai, bimbi. Subito un errore della difesa, vai Correa! Eccoci. Non dimentichiamoci chi è. Attenzione Tielemans. Passa a Perez, vi rivede Tielemans, è buona! Yuri! Tielemans! Subito all'inizio, dopo 4 minuti, la sblocca lui. Con una bella, no, però con un decente triangolo fatto con Perez. Ale, 1-0. Attenzione! Errore clamoroso del portiere! 2-0! Azu, subito lì! Rapace! Anzi, di rapina, via! Ale, 2-0. Mamma mia, si è fatto il portiere. Ale, bene così. Mamma mia, Rishi, attenzione, la passa a Perez. Perez si accentra a giro. Niente, stavolta il portiere fa una discreta parata. Correa, bravo, movimento buono, eh. Che buono il tiro, però purtroppo centrale. Finisce così il primo tempo, 2-0. Bene, meritato vantaggio. Partita che la gestiamo tranquillamente. Parte, vabbè, una piccola disattenzione, quella di prima sul colpo di testa, sul finale. Però per il resto è una partita gestita in maniera adeguata. Bene così, cerchiamo di tenere il vantaggio anche nel secondo tempo, di concludere appunto così. Attenzione, attenzione! Bravo Donnarumma, prendila lei. Vai, è nostra, ripartiamo. Occhio! Mamma mia, attentissimo Donnarumma. Però qui la difesa ha fatto un po' di cavoli suoi, eh. Attenzione via, eh. Attenzione, palo, palo, su, su, su. Mamma mia, ora si comincia a soffrire. Cambio. Allora, i soliti cambi. Ovvero, esce Tielemans, entra Odegaard, anche se non è il suo ruolo. Esce Atsu e metto Czerny. E poi, per farlo un po' riposare, e vi dirò oggi, anche se non ha fatto che non si è comportato male, tolgo Correa e metto Iturbe. E poi faccio questo cambio qui. Attenzione! Palo, palo, palo! Mamma mia, che culo! Mamma mia, via, via! Oh, bisogna prendere il gol. Si leva? Ah, fuori gioco, via, ci è andata bene. E finisce così. 2-0. Niente gol nel secondo tempo, ma chi se ne frega. Eravamo in vantaggio e alla fine appunto abbiamo vinto. Ale, iniziamo al meglio il video. Una bella vittoria. Tra l'altro, meritatina. Meritatina. Seconda partita, però prima di iniziare, guardate un po'. Il Norwich, ragazzi, ha perso 2 partite. Se noi dovessimo vincere questa, in primis, vabbè, allunghiamo dalla seconda.
Scusate, alla terza che è l'Aston Villa e andremo, scusate, andata via la schermata, andremo alla bellezza di 5 punti da l'Aston Villa, appunto. E invece se dovessimo vincere raggiungeremmo il Norwich. Mamma mia, in giro di due partite se dovessimo vincere chiaramente cioè, cambia parecchio la classifica, ecco. Comunque, procediamo. Ok, così. No, mettetevi vestiti perché se no non ci si capisce nulla. Sono un po' stanchi, sono passati poi giorni da quella precedente. Vediamo un po' cosa si può fare. Direi di mettere subito Cerny al posto di Azu. Così come. No, Odegaard non è pienamente le sue forze, ecco. Anzi, partiamo così, male male faremo dei cambi. Che la difesa è quella che soffre un pochettino. Anzi, faccio riposare a Tah e metto Clark. Meglio rischiarlo. Ancora una volta il calcio inizia, lo battono gli avversari. E di fatto la partita inizia. Vai Turbe, vai Turbe! No, non ci credo. Speravo fosse fuori gioco. Dato che ha tirato così, invece no. Ma che cazzo di tiro ha fatto? Vai Correa che è buona. Vai Correa, tira! No. Ho voluto tirare col difensore davanti, non era il caso. Attenzione, no, 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 meno male, bravo Donnarumma. Invece no, nemmeno ora, meno male, piccionaia. 0-0, questo è il risultato del primo tempo. È una partita abbastanza equilibrata, perché anche se non può sembrare l'occasione, diciamo che anzi, in possesso palla addirittura ce l'hanno un po' più loro rispetto a noi, tiri se ne è fatti invece noi più non più rispetto a loro, però è equilibrata. Purtroppo per noi però non ci riesce ad arrivare in porta in maniera decente e appunto ne nemmeno a buttarne dentro almeno una. Va bene, iniziamo il secondo tempo e vediamo un po' come vanno le cose. Tutto pronto. Cambio. Allora, infatti avevo già visto un po' prima la condizione a insomma, fine primo tempo di alcuni giocatori, secondo me è meglio far cambio adesso. Allora, tolgo Tielemans, metto Odegaard. Levo Perez, metto Ricci, però poi Ricci lo sposto esterno destro e al posto di Perez ci vai Turbe. E poi levo Cerny e metto Azu. Vai. E vai Martin! Martin! Odegaard! Appena entrato più o meno, la sblocca lui! Al 70esimo, 1-0, Allende! È importante aver trovato il gol in una partita del genere, perché non è, per ora non è stata per niente semplice. E chiudiamola, vai Turbe, Manuel! I Turbe, così dal niente, me l'aspettavo nemmeno io perché è stata un'azione abbastanza frenetica. 2-0, la chiude lui, è il 90esimo, boh, guarda che esultanza, devo essere contento. Ale. Oh, comunque c'è sempre lo zampino di Odegaard, con l'assist stavolta. Finisce proprio così, con il gol di Turbe. 2-0 un'altra volta, un'altra vittoria. Adesso dovremmo essere a regola primi a pari punti con Norwich. Guardiamo. Allora, la classifica è questa. Andando avanti, subito alla prossima partita, il Norwich ha vinto e quindi è primo. Lui da solo. Comunque, adesso noi dobbiamo fare la terza partita del video. Giochiamo fuori casa stavolta. E niente, la cosa brutta è che sono passati, se non sbaglio, 3 o 4 giorni, non di più, dalla partita precedente. Quindi già erano stanchi, ora lo sono e lo saranno ancora di più. Maglia direi di mettere questa che spesso ci ha portato bene. Guardatevi, è un bel casone. Cosa si fa? Anzitutto gli devi mettere Ricci al posto di Turbe. Poi Odegaard com'è? Si mette al posto di Tielemans. Che fra l'altro riceve una prestazione da titolare, se la merita. Dato il gol di prima e due vittoria. Va bene, iniziamo così e poi eventualmente vedremo cosa fare. Stavolta lo battiamo invece noi, il calcio inizio e diamo il via. Attenzione! Meno male, fuori. Attenzione, attenzione, attenzione! Meno male, fuori. Oh, bimbi, svegliamoci perché se no qui è un casino, eh. Attenzione Williams. Mamma mia che palla per Ricci. Ricci! La sblocca lui! 1-0 al 28esimo. Bene così. Ci
diciamo che è un vantaggio un po' immeritato, perché al contrario dell'avversario è la prima volta che arriviamo, diciamo, nella loro area, ecco. Però chi se ne frega, 1-0 Rishi. Attenzione, mamma mia, hanno scoppiato il palo. Finisce proprio con il palo di Lore al primo tempo. Meno male riusciamo ad andare a rimanere in vantaggio e andare sull'1-0 in pausa. Allora, vediamo un po'. Guardo soprattutto la condizione fisica dei giocatori. Ok, continuiamo così. Poi verso il 60esimo al massimo, più o meno, faremo dei cambi. Cambio. Alla fine siamo arrivati quasi al 65esimo. Allora, tolgo proprio Odegaard, che è quello che insieme a Williams ne vuole più. Si mette lui, poi si mette appunto ad area al posto di Williams. Poi, guardiamo un po'. Mettiamo Cerny al posto di Azu. Vai, così. Bisogna cercare di correre il meno possibile, però. No, meno male. Palo! Sarebbe stato il colmo, eh. Zero occasioni, più o meno. Per tutto il secondo tempo, si faceva ancora, veramente era il colmo. No, Levane! Bravo Donnarumma, anche se te l'ha tirata centrale. Va bene, su. Dai, quando finisce sta partita qui? Mamma mia, che patimento. Dall'80esimo in poi è stato un patimento. Dai, è finita. Prendila, ti hai d'aria. Prendila, è finita. E andiamo di un'altra vittoria, ma questa veramente sofferta, eh. Soprattutto, come ho detto prima, dall'80esimo in poi. Bravo, alla fine. Quello che conta è il risultato finale. E per nostra fortuna ci è andata bene. Eccoci qua, ultima partita del video. Giochiamo in casa per la terza volta, se non sbaglio. Questo video qua, chiaramente. Contro Leeds. Vediamo un po'. Anzi, cambio io la maglia, vai. Anche se gioco in casa, metto Vesta. E sono passati parecchi giorni, se non sbaglio una settimanetta dalla partita precedente, quindi tanti hanno recuperato a pieno, qualcuno quasi. Niente, direi di iniziare subito. Battono il calcio, inizio l'avversario e la partita, come dico sempre, inizia. Vai Perez! No, troppo morbido, è troppo distante. No. Bravo Donnarumma. Finisce così il primo tempo, giustissimo, più che lo 0-0 il pareggio. E niente, bisognerebbe essere un po' più aggressivi. Lo so che gioco io, ma sembra che a volte i giocatori non vadano con la giusta cattiveria, chiaramente agonistica, su determinati palloni. Vabbè, iniziamo il secondo tempo e guardiamo un po'. Bella roba, vai Correa! Non ci credo. Ma Emma Cane non fa go, eh. Mamma mia, meno male si è girato in maniera non sufficiente a far gol. Cambio. Me lo sono scordato, accidente a me. Vediamo un po' cosa si può fare. Allora, si leva Tielemans, come sempre. Si mette Odegaard e poi si mette Azu. Sì, Cerny al posto di Azu. E poi si fa questo giochino qui, come sempre. Tac, vai. Stavolta invece finiamo con un pareggio. È stata una partita veramente noiosa, perché di vere e proprie occasioni ce ne sono state poche punte, giusto il pareggio e forse anche giusto lo 0-0. Vabbè, era meglio se chiudevamo il video con una vittoria, però diciamo che tutto sommato può andare bene anche il pareggio. Guardiamo quanto ha fatto il Norwich. Ho visto che non ha giocato. No, però ok. Non ha giocato la partita, quella successiva, quella lì, quella che ha già, l'ultima, diciamo che l'ultima giornata che abbiamo fatto anche noi, ha giocata e ha rivinto, maledetta la miseria. Quindi ha 2 punti da noi. E diciamo che, guarda, arrivo alla giornata con... Ma cazzo, ma è già tu subito dopo un giorno, 2 giorni, la giornata successiva. Mani. Vabbè, comunque. Ok, sono arrivato qua. E niente, arrivo alle conclusioni. Direi che per quanto riguarda la classifica,
Peccato per quest'ultimo pareggio, però diciamo che sicuramente abbiamo fatto passi da gigante perché da 6 punti adesso siamo solamente a 2 punti dal Norwich, che è la prima, e abbiamo la bellezza di 5 punti dalla terza, quindi volendo si può anche perdere una partita e rimaniamo secondi uguale. Se, per non parlare poi dell'11 punti dalla parte, addirittura vabbè, non si guarda. E adesso mancano 4 partite, sì. E ci sono 12 punti in palio. Queste 4 partite guardiamo di innanzitutto assicurarci la promozione. Mi sto riferendo poi al prossimo video, chiaramente. E poi, perché no, di provare anche a vincere il campionato. Quindi, direi che tutto sommato siamo messi bene. Questo video ci ha fatto altro che bene. Anzi, sì, altro che bene. E niente, questo è quanto. Via, arrivo alle conclusioni perché sto andando troppo per le lunghe, la sto tirando. Allora, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Lo sapete tanto, così potete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò di queste 3 qua. Comunque, prima di dire ciao, 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 voglio dirvi una cosa. Se puta caso avete voglia, dato che di per sé mancano solamente 2 video, non tanto alla fine della stagione, la stagione manca uno, ma all'arrivo del calciomercato, quello estivo chiaramente, nuova stagione. Se volete mettere, diciamo, qualche nome, no, nei commenti, darmi qualche nome nei commenti, vi sarei grato. Calcolate che, lo dico toccandomi, probabilmente se tutto va come deve andare, il prossimo anno saremo in Premier, quindi dovremo fare una squadra ancora più forte. Quindi magari datemi anche qualche o giocatore già forte di suo, che posso permettermelo chiaramente a livello di budget, o se no qualche giovane che sale veramente velocemente e può diventare veramente forte. Via, e niente, detto questo ci vediamo al prossimo video in cui appunto termineremo la stagione, vedremo come andrà, ecco. Via, vi aspetto, ciao.